È stata una serata magica, quella organizzata dagli Untouchable, il gruppo di tifosi storici nato per sostenere l'allora Olimpia Pistoia. Magica perché oltre a circa 180 tifosi erano presenti tantissimi protagonisti della squadra che permise a Pistoia di salire per la prima volta in Serie A1 nell'ormai lontano 1992. Da Crippa a Valerio, da Magola a Lanza, da JJ Capone a Ron Rowan, passando per Vitale, Pucci, Piperno, il tutto impreziosito dalla presenza del dirigente storico Ciccio Grigioni, arrivato appositamente dalla Svizzera, il massaggiatore Andrea Innocenti, Roberto Becciani e l'allora presidente Massimo Carrara. Prima il ritrovo fuori dal locale di Montale e poi dentro, tutti a fare festa, con le targhe preparate per i protagonisti del gruppo degli Untouchable. È venuto qui per l'evento Ciccio Grigioni, la storia del basket. Ci dica qualcosa. Cosa vuoi che vi dica? Io ho solo possibilità per piangere quando vengo a Pistoia. Sempre uguali, devo dire. Stiamo invecchiando, però siamo molto felici di essere qua. Ciccio, quello che a me è quello che mi tiene giovane. Alle sigarette. Siamo a posto. Molto emozionante anche perché ci sono dei ragazzi che veramente, non ti dico 30 anni, ma quasi che non ci si vedeva, quindi è parecchio emozionante. Poi vicino al campetto anche con questo rimbombo del pallone, forse facciamo anche un 2-2, vediamo ora come siamo messi. La presenza anche di Ciccio Grigioni. Incredibile, incredibile. Ciccio, informissima tra l'altro. Grande Ciccio! Abbiamo il piacere di avere con noi Stefano Maguolo, una bellissima persona e un grande giocatore. Grazie, tornato fra di noi per festeggiare questo momento. Chiediamogli qualche cosa, cosa sente in questo momento? Beh, sono emozionato perché io sono uscito dal basket praticamente da 30 anni e non conosco più nulla. E ora rientrarci così in questa full immersion dopo 32 anni. Sono passati gli anni. È emozionante, sono contento, sì. Veramente. Noi ci fa piacere che tu sia con noi, fa parte del gruppo, perché noi siamo, tu lo sai, rimaniamo bambini dentro. Il basket ti fa rimanere bambino dentro, è una sensazione bellissima, veramente. Lo sport accomuna veramente, lo sport ti fa ritrovare dopo anni e ti fa unire come... Che dice il nostro? Ah no, il capitano nostro Claudio Crippa. Comunque niente, ora andremo a trovare i tifosi che ci accoglieranno penso con un boato, perché saranno felicissimi di ritrovare tutti questi giocatori che è una vita che non vedano. Degli, vado qui che roba! Mi hai detto io vengo scappato dalla ginnastica, vengo. Questo va alla sfilata lì. E ci Alino. Attenzione. Grande presidente. Jay, ma che è tutta questa roba su tutti questi video? Che roba è questa? Non schiacciare che ci sono delle robe. Fanno male. Alla serata, presenti anche il direttore generale del Pistoia Basket, Ettore Saracca, e Massimo Capecchi. Tanti cori per un vero e proprio ritorno al futuro ed un ricordo di Lorenzo Giordano, il presidente degli Untouchable. Libero che è rimasto con la seggiola vuota è il posto di Lorenzo. Io questa serata me la sono sognata mille volte, è come me la sognavo, veramente è una cosa incredibile, incredibile. Ciccio Grigioni! Ciccio Grigioni! Io la definirei un po' un ritorno al futuro, perché si torna indietro, però c'è il futuro che è Ron Rowan. Bravo, ci sono tutti i presidenti degli ultimi 30, 40, 50 anni e il bello è che c'è anche quello nuovo che è 3 giorni che è presidente. Io penso che una sceneggiatura di un film così non la potevamo fare. Famiglia Carrara, i tifosi sono stati davvero splendidi, sono cresciuto come persona, come uomo e ci siamo divertiti tanto, tanto, tanto. Lorenzo ci manca molto, era quello che noi andiamo a fare un pochino. Lorenzo era la coscienza, un piacere, è un onore per me. Questo riconoscimento e
Francesco Nosci, una serata meravigliosa. Meravigliosa, bellissima, grande, grande, grande riunione, grande, grande. La presenza anche di Massimo Carrara. Certo, c'è il nostro presidente Massimo. No, c'è Roberto Becciani, Capecchi, bene, bene. Certo, le Saracca. Bella serata, bella serata, bella serata. Ma maestro, per me non è stato solo un gioco. È stata una parte importante della mia vita, una parte importante della città. Abbiamo cominciato con le scene porta a bordo, come si chiamava questo? Al pozzo! Al pozzo! Al pozzo! Abbiamo fatto un lungo cammino insieme. Prima è stato parlato della realtà sportiva, che è una cosa che è fatta con un'estrema velocità. L'abbiamo fatta anche con i nostri modi di operare. I tempi sono stati stretti, che il secondo anno in Serie A abbiamo giocato a casa nostra. E quindi... Stasera avete visto Roma, avete visto Massimo Capecchi, e questa è la dimostrazione che quando si costruisce qualcosa dalle fondamenta, poi qualcosa è destinato a rimanere. Intervista in diretta da questa scena in diretta. Simo racconta al pubblico. No, racconta, non racconto niente a nessuno. Il che? Salutali. Wow. Questo è l'angolo Momigno Montagnana. Vi presento il Dolfino, piccolino e fino. Ciao! Allora, Dolfino, saluta il pubblico, saluta il pubblico. Ciao a tutti! Abbiamo anche il Mucci, rappresentante dei Cofax, al tempo dell'auditorium, i primi scontri con i termali, ecco Pippo, montalista alcolica, stiamo facendo un'intervista importante, per favore date spazio al Mucci. Mi piace la farina con più zero! Mi piace! Con umiltà il ruolo di vice Crippa in una stagione
10 che hanno ottenuto la promozione quel 10 maggio 92. Un grande applauso per Cristiano. Luca era un po' l'uomo saggio all'interno di questo gruppo di matti, e che era quello che si vedeva di arte, leggeva libri e cose di questo genere. Noi invece eravamo perfetto, io e Matteo eravamo sempre a casa. Cristiano era un giocatore verace, un giocatore veramente piacevole, perché a me ricordo che a me prendeva sempre in giro perché c'era Leone con cui avevo un bel rapporto, e Leone mi diceva che io ero un uomo senza culo perché ero l'unico giocatore che conosceva. Io Leone l'avevo avuto anche a Bologna, dove ho conosciuto 40 anni fa, se ne parlava prima con Ciccio, 1984, un po' di anni fa, e io ero l'unico giocatore di dire: sono un giocatore, se così lungo, sei uomo senza culo, perché non avevo sempre, come vedete, non mi manca, l'ho perso.